Buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Come va? Comodi larghi, insomma. Vabbè, io inizio io, giusto? Facciamo così. No, prima di iniziare, intanto volevo ringraziare il teatro, ma in generale non solo il Teatro Stabile, il teatro che ha aperto, e anche ringraziare i datori di lavoro, che siete voi. Quindi grazie mille e grazie per essere qua oggi. Allora, oggi parleremo, lo sapete, di Molto Rumore per Nulla, che quindi io inizierò parlando, vi spiego un po' ciò che farò, inizierò parlando prima del titolo, lo spiegherò un po', racconterò anche la trama perché è anche lecito che qualcuno non la conosca e poi entrerò nel merito dell'opera. Allora, intanto Molto Rumore per Nulla, intanto sono quattro parole, inizio facile, fino qua insomma un grosso impegno, sono quattro parole che sono diventate ormai un luogo comune, è un modo di dire che utilizziamo quasi anche senza rendercene più conto e che utilizza anche chi non è mai stato a teatro, anche se mantiene comunque, a parte diciamo la sua semplicità, un significato un po' nebuloso. E penso che se l'avessimo chiesto anche a colui che l'ha inventato, probabilmente non saprebbe rispondere esattamente, o forse potrebbe rispondere in uno, due, forse tre, forse anche quattro modi, e tutti ci lascerebbero abbastanza insoddisfatti. E io credo che lui si sarebbe fatto anche una bella risata. Molto Rumore è scritto nella seconda metà del 1598 o nella prima metà del 1599. Fa parte delle commedie romantiche, che sono Il Mercante di Venezia, L'Allegra e Comari di Windsor, e Come vi piace e La Dodicesima Notte, Quello che volete è il sottotitolo. È certificato che furono tutte scritte su commissione, Il Mercante di Venezia per sostenere una campagna antisemita della politica inglese, L'Allegra e Comari di Windsor per creare il sequel di quel grandissimo personaggio che era Falstaff, e si mormora addirittura che gliel'abbia chiesto la regina Elisabetta in persona. Ecco, secondo me questa è una falsa notizia. E invece per gli altri tre sembra effettivamente che ci volesse prendere in giro. Come se fosse anche un po' stanco di scrivere commedie, come se dicesse mi pagate, io faccio quello che volete. O se volete intitolatelo La Dodicesima Notte, fate come vi piace. Tanto voi fate molto rumore per una cosetta da nulla. Ma Shakespeare non sarebbe Shakespeare se non ponesse dei punti interrogativi e se da quella cosetta da nulla ricavassimo qualcosa di più serio. Anche oggi, a volte senza capirne esattamente il perché, oppure anche la grandezza a volte, abbiamo l'impressione che ci sia una contemporaneità, qualcosa in cui ci possiamo specchiare, c'è qualcosa che parla a noi come parlava al pubblico del Seicento, e che cosa? Potremmo rispondere l'uomo. L'uomo, quello non si sbaglia mai, cioè la materia del teatrante è l'essere umano, quindi l'uomo, e lo ha fatto dire anche Amleto, conoscere un uomo è conoscere se stessi. E che rispondere l'uomo diventa un po' vago, cioè che cosa esattamente dell'uomo? Purtroppo per noi siamo obbligati a ascoltarlo e vederlo tradotto, quindi non riusciamo esattamente, quando un attimo fa ho detto capirne la sua grandezza, volevo dire che chiaramente la grandezza non è nelle trame, ma è nel modo in cui affronta i suoi temi e nelle sue parole anche. Per un regista italiano mettere in scena Shakespeare è un po' come scalare una montagna a scalzi, perché i suoi contenuti non possono essere divisi dalle parole. E questo io non voglio offendere chiaramente i traduttori, anzi sono loro i primi ad ammettere naturalmente l'impossibilità di tradurre certi giochi di parole, e in qualsiasi testo si possono leggere note del traduttore come qua il traduttore alza le mani, qua casca l'asino, casca anche il traduttore, perché non riusciremo mai attraverso la nostra lingua a tradurre le parole di Shakespeare. Sarebbe come immaginare Petrarca tradotto in inglese, o Dante, credio che i credette che io credesse.
Chiaramente si può fare, è stato fatto, tutto si può fare, ma non sarebbe la Divina Commedia di Dante, sarebbe un'altra Divina Commedia. La difficoltà della traduzione e anche l'importanza della parola si evince già dal titolo, Much Ado About Nothing. Ado è stato tradotto con rumore, ed è esatto, potrebbe essere stato tradotto anche con trambusto, con subbuglio, con fatica, ma anche con pene, sofferenze, oppure con da fare, nel senso di darsi da fare per qualcosa, affaccendarsi, o anche col più comune scene, fare tante scene per nulla. E poi c'è il nulla, il nothing. Questo presunto nulla non è un'inezia. Che cos'è il nulla? Domande filosofiche. Chiaramente il nulla è qualcosa che di non concreto, qualcosa che l'occhio non vede e che l'orecchio non sente. Sì, che potrebbe essere visto attraverso, appunto, come dice Amleto, con gli occhi della mente o sentito con il cuore, no? Tipo un sentimento, alla fine, tipo l'amore. Alla fine il cuore se ne frega altamente di quello che la vista e l'udito sente. E c'è un sonetto di Shakespeare, che è il 141, dove lui spiega esattamente la differenza fra il sentire emotivo e la vista e l'udito nelle passioni amorose. In verità, io non ti amo con i miei occhi, perché notano in te mille difetti, ma è il mio cuore ad amare quello che essi disprezzano. Quindi, se il nulla del titolo fosse l'amore, potremmo anche provare una nuova traduzione e farlo diventare tante sofferenze per amore, ed è romantico. Oppure anche provare darsi da fare per amore, e funziona, perché il titolo regge la trama. E quindi è una commedia che parla d'amore, sì, e non sarebbe nemmeno una novità. Infatti la novità è nei modi in cui affronta i suoi temi. Infatti la faccenda si complica quando il nothing, il nulla, secondo i critici attestano che secondo la dizione elisabettiana andrebbe letto e compreso come nothing, quindi much ado about nothing. Anzi, va proprio inteso in quel senso, perché il verbo to note, notare, appare nel testo con una frequenza piuttosto sospetta, anche quando avrebbe potuto tranquillamente utilizzare un'altra parola. La nota più eloquente è la malinconia, dicono nel testo. In questo momento stanno parlando dei segni esteriori dell'amore. Allora perché appunto non usare la parola segni o sintomi? Il sintomo più eloquente è la malinconia. In un altro punto del testo dicono: hai notato la figlia del signor Leonato? Sì, l'ho vista, ma non l'ho notata. Quindi notare qualcosa può essere fatto sia con gli occhi, ma anche con le orecchie. E quindi to note diventa estensione di vedere e ascoltare, ma anche di spiare o origliare, che sono in effetti le attività da cui dipende la commedia. Ma quando si spia e si origlia, si sa che una parola potrebbe essere fraintesa. O peggio ancora, potrebbe essere manipolata. E una parola mal interpretata può creare subbuglio, può generare rumore. Perché la parola non è la realtà. La parola è aria, la parola è alito che si disperde. La parola è nulla, è un'apparenza. È un'apparenza, tuttavia, che nel testo può creare, ma può anche distruggere. E poi basta mettere un articolo al to note e farlo diventare the note, la nota musicale, il che dà adito a giochi di parole degni di nota. Ma sottolinea anche l'importanza fondamentale della musica nella commedia. E si potrebbe anche provare a dividere la struttura drammaturgica della commedia come se fosse una sinfonia, perché ha quel ritmo. Allora, il primo movimento è la presentazione della situazione, la relazione fra i personaggi, è allegro. Il secondo movimento è quando le trame cominciano a svilupparsi, quindi proprio questo gesto è andante. Il terzo movimento è quando il nodo drammaturgico si evolve fino a sembrare inestricabile e quindi vivace, drammatico, che poi è concluso da uno scherzo. E poi c'è il finale, che è la risoluzione. Il finale è composto da due scene dove la musica ne caratterizza sia l'inizio che la fine.
La prima è un requiem che celebra una presunta morte, quindi grave, e poi c'è la danza conclusiva della commedia che sottolinea il lieto fine e quindi anche la raggiunta armonia. Ma c'è un quarto doppio senso, osceno. La sessualità esiste qua, come esiste anche nelle tragedie più tragiche. Si dice che all'epoca tutti avrebbero immediatamente capito quale fosse il doppio senso dell'opera, visto che quei tempi sono lontani, io provo a spiegarlo. Allora, in questa commedia c'è un gran subbuglio per una cosa che non c'è, no thing. E non solo perché il fatto non sussiste, cioè la colpa per la quale verrà accusata una donna, ma perché thing, nello slang elisabettiano, significava l'organo genitale maschile, il coso. No thing è il suo esatto opposto, è l'assenza del coso e quindi è la cosa. Nothing identifica l'organo genitale femminile. Ed effettivamente attorno proprio a quella cosa da nulla che nasce ogni rumore. Attorno a quella cosa lì che fa impazzire gli uomini nel terrore delle corna. Perché il coso si sente superiore alla cosa e quindi pretende la sua fedeltà. Quando comincia ad avere i sospetti, il coso vacilla. Il coso e la cosa. O si amano o si odiano. O è amore o non amore. Chiaramente questa dualità sessuale va vista con gli occhi dell'epoca. Oggi il dibattito sulla sessualità è molto e giustamente più ampio. Però dobbiamo anche valutare che Shakespeare aveva la necessità di creare un conflitto forte fra due opposti per far funzionare un dramma. Oltretutto siamo in un periodo storico di profondi conflitti. Si emergeva dal Medioevo, ma esisteva ancora l'Inquisizione, tutte le superstizioni medievali, e intanto si entrava nella modernità, l'uomo moderno. Machiavelli metteva in discussione l'ordine politico, Copernico l'ordine cosmologico, Lutero l'ordine religioso, Montaigne in filosofia la relazione fra l'uomo e la natura. Ora vado a ricapitolare così ci capiamo. Allora, molto rumore per amore, molto rumore per aver visto, molto rumore per aver sentito, molto rumore per la cosa e molto rumore per una parola, e che è sì, perché una parola può avere più di un significato. Allora, ora leggo la trama, l'ho cercato di semplificarla, non vi spaventate per i nomi, ce ne sono tanti chiaramente, ma poi li ripeterò, a fine della nostra giornata saranno i vostri migliori amici, quindi non cercate, cioè, seguite un po' la traccia della trama senza grosse preoccupazioni. Poi, allora, di ritorno da una guerra combattuta dall'esercito di Don Pedro, principe di Aragona, per sedare la rivolta del fratello bastardo Don Juan, il giovane ufficiale Claudio si innamora di Ero, la figlia di Leonato, governatore di Messina. Non vi preoccupate per i nomi, già qua ne sono sei. Don Juan, quello che ha perso la guerra, dopo la guerra finita male per lui, trama turpi inganni e riporta al conte Claudio la diceria che Ero non sia la verginella che fa credere a tutti di essere e che abbia una relazione con un altro uomo. Uno degli uomini di Don Juan, borraccio, recita davanti a Claudio e a Don Pedro nell'oscurità, sotto il balcone della finestra di camera di Ero, una scena che sembra confermare questo sospetto. Il giorno dopo, al momento del matrimonio, in chiesa, al cospetto di tutti gli ospiti, Claudio incolpa Ero di essere una sgualdrina. Lei sviene, il prete, convinto dell'innocenza della giovane, ha l'idea di dichiararla morta per far pentire Claudio e riportarlo da lei. Subito dopo verrà scoperta la congiura di Don Juan, da parte di poliziotti solerti ma poco intelligenti. Claudio accetterà qualsiasi punizione Leonato, cioè il padre di Ero, voglia infliggergli e alla fine ottiene Ero. L'azione secondaria invece rappresenta la storia irrequieta e litigiosa fra Beatrice e Benedetto. I due vengono uniti da un complotto grazie al quale in differenti occasioni origliano dei dialoghi sulla loro presunta passione amorosa reciproca. Questo tranello li unisce e alla fine si festeggia un doppio matrimonio. Tutto qui. Un dispendio di mezzi teatrali per nulla, per un prevedibile lieto fine. Perché una commedia che finisca con un lieto fine lo sappiamo.
che possa finire con un matrimonio, lo immaginiamo, e come lo immaginiamo noi, lo immaginava anche il pubblico del 600, perché le storie all'epoca erano tutte più o meno già conosciute, ed è questo uno dei motivi per i quali tutt'oggi si incolpa Shakespeare d'essere un copione, che questo è il gioco di parole, poi si capirà perché, si incolpa Shakespeare. Ma all'epoca, allora come oggi, le trame non sono importanti, non è l'idea. Il teatro elisabettiano, del teatro inglese a quell'epoca, aveva ereditato due modelli drammaturgici. Uno è la commedia latina, dove abbiamo un ragazzo e una ragazza che si vogliono unire, ma c'è un impedimento. È una figura d'autorità, solitamente è un vecchio, ma loro con l'aiuto di un servo furbo riescono a raggirare la figura d'autorità e gli rubano anche i soldi. Solitamente i temi erano sempre sesso e denaro. Il secondo modello che ha ereditato Shakespeare ha una data precisa, che è il 6 aprile 1327, che quando un giovane uomo che sta pianificando di diventare sacerdote, e si chiamava Francesco Petrarca, possiamo in Italia chiamarlo anche solo Petrarca, entra in una chiesa ad Avignone, vede una donna e si innamora follemente di lei. Lei si chiamava Laura. E non potendola avere fisicamente, decide di scrivere una serie di poesie molto serie e molto influenti in tutta Europa sulla sua fissazione amorosa, e inizia a parlare della donna amata come un idolo da idolatrare, come un qualcosa di idealizzato. Shakespeare prende questa tradizione romantica a cui si era rivolto spesso nei sonetti, la mescola alla commedia latina, ne apporta sostanziali modifiche e ottiene una commedia shakespeariana dove c'è un ragazzo e una ragazza che si innamorano e si vogliono unire in matrimonio, ma c'è un impedimento che è una figura d'autorità o addirittura un contesto sociale. Questo è uno schema che lui ha utilizzato con tantissime variazioni in tutte le sue commedie e anche in qualche tragedia, Romeo e Giulietta. Ma nella commedia c'è un lieto fine, e il lieto fine è il matrimonio. Quindi si sta parlando di vero amore, come nella tradizione romantica, non di sesso come la commedia latina. Della commedia latina ha mantenuto la struttura e quindi ha creato una commedia romantica. C'è un altro elemento che aggiunge Shakespeare, e sono gli uomini. Solitamente sono giovani, con una mascolinità tossica, maschilisti, che trattano le donne con superiorità. E questo è uno dei motivi per i quali bisogna darsi da fare per amore. Perché amare una persona vuol dire trattare l'altro da pari a pari. E per raggiungere questa armonia bisogna saper cambiare. L'inizio di Molto rumore per nulla inizia proprio il testo con una lettera. Ed è una lettera che riceve Leonato, il governatore di Messina. La lettera annuncia che Don Pedro, principe d'Aragona, ha vinto la battaglia contro il fratello Don Juan e sarebbe passato con i suoi soldati da Messina prima di far ritorno ognuno nelle proprie rispettive case. Quindi Don Pedro arriva a Messina con sé due luogotenenti, il giovane Claudio in età di matrimonio e il meno giovane ma comunque in età di matrimonio Benedetto. Leonato ha una figlia, Ero, giovane in età di matrimonio, e una nipote, orfana, meno giovane, ma anche lei in età di matrimonio, Beatrice. Quindi, Ero e Claudio si innamorano, Beatrice e Benedetto si innamorano, così non abbiamo una, ma sono due storie d'amore che scorrono parallelamente per tutto il testo, creando la trama A, Ero e Claudio, la trama B, Beatrice e Benedetto. E poi abbiamo non una, ma due figure d'autorità, Leonato e Don Pedro. Il problema è che nessuna delle due figure di autorità ha intenzione di impedire un bel niente. Don Pedro risponde a Claudio: «Se ami la bella Ero, sta allegro. Parlerò io con lei e con suo padre, e sarà tua. Non è questo il finale che volevi?» In questo momento Claudio lo guarda un po' allibito e dice: «Aspetta, come? No, nessuno me lo vieta?» E la stessa domanda che si sta facendo Claudio ce la stiamo facendo anche noi. Dov'è l'impedimento? Non può essere tutto più facile. E Claudio ha pure a cuore le economie del pubblico, perché pensa: qua c'è gente che ha pagato il biglietto, bisogna allungare la faccenda, e ci prova. Ma per evitare che il mio affetto sembri troppo improvviso, avrei voluto presentarlo con una dichiarazione più lunga. Don Pedro lo guarda e risponde: perché fare il ponte più largo del fiume? A questo punto
Claudio dovrebbe proprio spiegare a Don Pedro che per far funzionare una commedia serve la figura d'autorità. Dov'è l'antagonista? Chi è che dirà questo matrimonio non sa da fare? Potrebbe essere Don Juan, e Don Juan è il fratello, quello bastardo di Don Pedro, che è bastardo sia di sangue ma anche di animo bastardo. Ecco, io non credo, poi spiego anche il perché, gli inganni di Don Juan possano essere così pericolosi. Basterebbe che fossero stati direzionati verso una persona equilibrata e sarebbero stati immediatamente risolti. No, l'impedimento in molto rumore per nulla è Claudio stesso, in un concorso di colpe con tutta la società e gli individui che ne fanno parte. La lettera che arriva a Leonato all'inizio della commedia crea già le basi di conflitto. Chiaramente chi non fa il nostro lavoro, il conflitto è, potrei spiegarlo, è il terreno proprio di battaglia dove i personaggi si scontreranno. La guerra è finita, i soldati arrivano a Messina. La guerra, i soldati, Messina. Intanto la guerra è un conflitto, chiaramente. Ma la guerra è anche il posto dei soldati, dove tutte le spade, il testosterone, dove tutte le maschie virtù agiscono liberamente. Infatti nel testo un uomo, parlando di un altro uomo, dirà: è un signore fra i signori, un uomo fra gli uomini, dotato di tutte le più oneste virtù maschili. Messina, seppur a noi può sembrare familiare, siciliana, per Shakespeare era un luogo della fantasia. Era come Belmonte, come l'Illiria, come la foresta di Arden, sono dei luoghi utopici dove il drammaturgo può sperimentare nuove forme di relazione, lontano dagli intrighi di corte, lontano dalle guerre e dalle tragedie. Sono dei luoghi pacifici e femminili. E quindi soldati vittoriosi con il petto gonfio e carichi d'orgoglio irrompono nel pacifico e femminile mondo messinese. E quindi abbiamo uomini in un mondo di donne. E per formularla in un modo più drammatico, è lo scontro fra il principio mascolino e il principio femminino. Thing contro no thing. E questo è di base, è ciò che creerà il conflitto a tutta la commedia. Quando i soldati tornano dalla guerra, e chiaramente tutte quelle emozioni hanno scatenato un'adrenalina. Un'adrenalina che una volta finita ha creato un vuoto, è un vuoto emozionale. Claudio, quando arriva? Quando siamo partiti per questa guerra, la guardavo con gli occhi di un soldato. E mi piaceva, ma fra le mani avevo compiti più duri che trasformare l'azione in amore. L'attrazione, scusatemi. Ma adesso che sono tornato, i pensieri di guerra hanno lasciato un vuoto e sono stati sostituiti da dolci e delicati desideri. Ma riempire con l'amore quel vuoto è più facile a dirsi che a farsi. E Claudio non è capace. Claudio è debole. Claudio è insicuro. Claudio ha paura a lasciarsi andare, a lasciare andare i propri sentimenti. Ed è completamente dipendente dal giudizio degli altri uomini. E non esiterà un attimo a prendere per vere le false parole di Don Juan. E nella sua debolezza emotiva, immediatamente esploderà l'odio contro la donna. La bellezza è una strega, dirà. Ma la verità è che in questo momento la mascolinità è indebolita dalla paura, che è la paura che ha l'uomo della sessualità femminile. La paura che li tradiscono, la paura che gli mettano le corna, no? Però quali sono quelle parole che hanno, di Don Juan, che hanno scatenato in Claudio tutto questa paura? Nulla di che per una mente equilibrata. Don Pedro, fratello, si era proposto di corteggiare Ero al posto di Claudio, perché lui non ne è capace. La loro conversazione fra Don Pedro e Claudio viene spiata da Borraccio, uno degli uomini di Don Juan. Quando la notizia raggiunge l'orecchio di Don Juan, lui immediatamente con fare subdolo si avvicina a Claudio e gli sussurra che Don Pedro, il fratello, sta corteggiando Ero per se stesso. Don Pedro e Don Juan, e sono i due per i quali esplosa la guerra. E sono uno il riflesso capovolto dell'altro.
ma non è la storia del buono e del cattivo, anche loro si iscrivono dentro il conflitto maschile e femminile, o si potrebbe dire meglio come amore e non amore, perché tutti e due hanno una personalità maschile ben definita e potremmo identificarli a livello drammaturgico come le figure dei mediatori, perché sono coloro che organizzano gli inganni che sono negativi da parte di Don Juan nella trama A, disfare la coppia Ero Claudio, positivi nella trama B di Don Pedro, creare la coppia Beatrice Benedetto. Alla fine, in un modo o nell'altro, tutti e due rimarranno sconfitti, perché in ogni commedia c'è sempre qualcuno che perde, e solitamente quello che perde nelle commedie è colui che non è riuscito a togliersi la maschera, quello che non è riuscito a spegnere il vecchio per accendere il nuovo, quello che non è riuscito a cambiare. Comunque, questo primo inganno di Don Juan viene superato e fra 7 giorni Claudio si potrà sposare con Ero. Ma l'equilibrio dura veramente poco e sono esattamente 6 giorni prima che Don Juan organizzi un secondo inganno. Esattamente l'idea viene al solito borraccio, che in spagnolo letteralmente significa ubriaco, che è un nome perfetto per un cattivo. Ma Don Juan, uno che ci tiene all'etichetta, e quindi se ne assumerà lui i meriti e la paternità. Borraccio, scusatemi, dice, parlando con Don Juan, fatelo. Trovate un momento adatto per parlare con Don Pedro e il Conte Claudio da soli. Ditegli che Ero se la fa con me. Ditegli che avete scoperto tutto e che la reputazione del Conte sarà rovinata da questa donna che finge di essere vergine. Ovviamente non vi crederanno senza prove, e allora voi gliele darete. E con i loro stessi occhi vedranno me sotto il balcone e sentiranno chiamare Margherita Ero. Portateli a vedere questo spettacolo la notte prima del matrimonio. Portateli a vedere questo spettacolo la notte prima del matrimonio. Ed effettivamente questi qua sono i 6 giorni del fidanzamento di Claudio. Sono i giorni in cui domani si sposa, stasera c'è l'addio al celibato, dovrebbe essere felicissimo, e invece non lo è. Secondo i critici, l'atteggiamento di Claudio in questa seconda parte di commedia rimane, diventa ancora più enigmatico. Per quale motivo è così pronto a credere a tutte le accuse contro Ero? E perché poi, e lo vedremo fra poco, la umilierà in quel modo in pubblico? Che forse nella paura delle corna c'è una piccola verità? Perché la donna non dovrebbe prendersi quelle libertà che normalmente un uomo si prende? E Claudio è veramente convinto che Ero lo tradisca. Ed è ossessionato da delle immagini erotiche. E sono queste immagini che scatenano in Claudio un desiderio completamente diverso da quello romantico precedente. Ma è un desiderio fisico di bassa lega, che fa di Claudio un mostro morale al punto tale che umilierà la donna che prima considerava celestiale. Lui non ha una via di mezzo fra l'idealizzazione e la profanazione, ma in entrambi i casi sta disumanizzando la donna. Don Pedro avrebbe potuto farlo ragionare, e invece non l'ha fatto, perché anche Don Pedro immediatamente crede alle false parole di Don Juan. E la scena che i due vedranno sotto il balcone non fa altro che confermare quello che loro erano già pronti a credere. Claudio non vuole ascoltare quello che sente, ma vuole credere a quello che vede, ma si sa che la vista e l'udito possono essere ingannati. E qua ritorna il noting, il notare, il vedere, ascoltare, origliare e spiare. Il noting non è solo fraintendimento per il gioco comico, certo che c'è anche quello. Il noting però cambia la realtà. È come se Shakespeare stesse facendo vedere la sottile linea che separa l'apparenza dalla realtà. È come se volesse ribadire un'altra volta l'idea che tutto il mondo è palcoscenico. Ma un'apparenza può diventare realtà quando tutti la riconoscono come tale. Molto rumore per nulla è la dimostrazione di come agisce il contagio di un'opinione all'interno di una società, al punto tale che anche il padre di Ero, Leonato, è pronto a credere alla storia che vuole sua figlia una sgualdrina. Shakespeare sta mettendo sotto la lente di ingrandimento i mutamenti di opinione di una società e quindi tutte le nostre fragilità. Non sono gli inganni di Don Juan. Senza Don Juan la commedia potrebbe sembrare anche scandalosa,
Don Juan è un capro espiatorio. Quello che Shakespeare sta facendo vedere è la violenza di un gruppo di persone corrotto da una falsa notizia. E tutto questo lo fa accadere il giorno del matrimonio. Proviamo a immaginarla, questa ragazza di 19-20 anni, che in chiesa, davanti a tutta una città, subisce una fra le scene più violente e più umilianti mai subite e mai scritte in teatro. Viene insultata, la spingono per terra, sviene e il padre la vuole uccidere. Poco dopo, quando il prete, dopo la domanda, Claudio, Conte Claudio vuol prendere questa donna come sua sposa, Claudio si avvicina, ecco Leonato, e lancia Ero contro il padre, quindi lei cade per terra. Riprendetevela indietro, non date questa arancia marcia a un amico. Lei è solo l'immagine, è l'apparenza dell'onore. E poi va all'altare, davanti a tutti, guardatela, come arrossisce, come una vergine. Ora, dietro che maschera di verità sa travestirsi il peccato. E dopo, più avanti, io non voglio legare la mia anima a una puttana. E nemmeno Don Pedro scherza, Don Pedro è il principe. Sono disonorato per aver cercato di unire un mio caro amico a una baldracca del genere. E lo ripeto, tutto questo sta succedendo in chiesa il giorno del matrimonio davanti a un'intera città. E va aggiunto anche che stiamo parlando di due personaggi pubblici e molto influenti, come se oggi potessimo immaginare una scena del genere al matrimonio di Kate e William d'Inghilterra. In questo momento tutta la collettività, quindi l'apparenza, è diventata una realtà. E la reazione collettiva a questa falsa notizia è così violenta che non solo mette a repentaglio la reputazione di Ero, ma anche la sua stessa vita. E a questo punto Ero sviene. Don Pedro, Claudio, Don Juan e tutti gli altri invitati escono dalla chiesa. Leonato, il padre, la vuole uccidere. In quel momento che interviene il prete, frate Francesco, che si vorrà dare da fare per salvare la reputazione alla ragazza e far sì che Claudio possa ritornare da lei. Ma per farlo anche il prete ha bisogno di una falsa notizia, che è un'altra apparenza da far credere reale. Ero deve fingersi morta. E quando il pomeriggio Leonato, il padre di Ero, incontrerà casualmente Claudio per le strade di Messina, gli comunicherà chiaramente la morte della figlia e Claudio non si pentirà, perché l'illusoria realtà che si è creato è troppo forte per potersi pentire. Ma solo quando Borraccio verrà arrestato dalla polizia locale e quindi tutti i piani di Don Juan smascherati, solo in quel momento Claudio avrà un piccolo mancamento. E quindi, agli occhi di Claudio, agli occhi di Claudio ha ucciso la figlia di Leonato, quindi è pronto a subire qualsiasi tipo di punizione. E infatti la punizione di Leonato è gravissima. Gli chiede a Claudio di andare sulla tomba di Ero, pentirsi, leggere un epitaffio e tornare il giorno dopo e sposare una sua nipote, di cui nessuno ha mai sentito parlare. E Claudio, che poteva sperare di più, Claudio va, si pente, legge l'epitaffio e torna il giorno dopo e giurerà fedeltà eterna a una donna con il volto coperto da un velo. E per qualche strana ragione noi dovremmo credere vera questa storia, e che effettivamente da un punto di vista psicologico sono soluzioni poco probabili, no? Cioè è difficile vedere in questa sequenza di eventi uno sviluppo del personaggio tale da poterlo considerare cambiato, vedere nel personaggio una catarsi. E invece siamo obbligati a farlo, siamo obbligati a crederlo, ma possiamo però vedere una catarsi in due momenti, ma la vediamo a livello simbolico. Claudio va sulla tomba di Ero e legge un epitaffio scritto da lui. Suggerisce che ci sia un cambiamento spirituale in corso, da giovane immaturo a uomo comprensivo e devoto. E poi, e qua, e c'è la musica.
de note. La musica in questo momento ha un ruolo catartico. Nessun'altra scena come questa del cimitero, nessun'altra scena di molto rumore per nulla ha bisogno del magico potere di trasformazione del teatro. E adesso anche noi spettatori siamo chiamati a recitare, anche noi dobbiamo attraverso la fantasia, e questo si aprirebbero tutte le parentesi delle scenografie orali shakespeariane, anche noi adesso dobbiamo trasformare quella realtà che vediamo in apparenza. Senza questa magia collettiva non può esserci la svolta verso il lieto fine. Senza la rappresentazione di momenti magici, Shakespeare sarebbe incomprensibile. E senza i momenti magici, le commedie perderebbero completamente la dimensione spirituale. E Don Pedro sta accompagnando anche al cimitero l'amico Claudio. E dirà alla fine della scena: buongiorno amici, spegnete le torce, guardate il lieto giorno, precedere le ruote del sole e riempire il cielo assonnato d'Oriente con macchie di luce. È come se stesse parlando con noi spettatori, come se stesse parlando con noi spettatori di una nuova speranza. Spegnete le torce e guardate il lieto giorno, si spegne il vecchio e si accende il nuovo. Ed è così che inizio la metamorfosi di Claudio. E durante tutto questo rumore, ero? Perché ero effettivamente può sembrare la passività, no? Fatta persona, ero può sembrare la donna educata per essere soggiogata all'uomo, prima al padre, poi al marito. Ma lei sta combattendo un'altra guerra, quella femminile, è la sua forza interiore, il suo amore incondizionato che ha veramente salvato il redento Claudio. Perché lei non perdona l'uomo amato, ma lo costringe attraverso la mite forza femminile, attraverso la mite forza della sua virtù a pentirsi di tutte le sue azioni. E mentre invece Beatrice, sua cugina, di Ero, è esattamente il contrario. Beatrice, allora, pur appartenendo al casato di Leonato, Beatrice è orfana. E questo chiaramente la rende più indipendente. Perché? Perché non ha una figura maschile, non è sovrastata da una figura maschile. E quindi si può anche permettere tutti degli atteggiamenti che alla cugina sono vietati. Beatrice è emancipata, ante litteram, è spiritosa. Beatrice è pronta di parola. Uno dei studiosi shakespeariani la definisce come la prima donna nella letteratura inglese e forse anche in quella europea che non solo ha intelligenza ma che entusiasma perché sa farne costante uso. Quindi trama B, Beatrice e Benedetto. Allora, Beatrice e Benedetto passano tutto il tempo a farsi la guerra a forza di parole. Questo schema di battaglia maschio-femmina, uomo-donna, di guerra a forza di parole, è uno schema che abbiamo visto tantissime volte, si vede tuttora nelle serie televisive, nei film, e appunto i film che poi si chiamano commedie romantiche. E l'ha inventato lui. L'ha inventato lui proprio in Molto rumore per nulla nei personaggi di Benedetto e Beatrice. E Benedetto e Beatrice in passato hanno avuto una storia segreta che è finita male, e che come tutte le storie che finiscono male si trasformano poi in qualcosa di più acido. Leonato, senza saper nulla di questa relazione, la chiama una guerra allegra. Non è vero. Dopo un anno di guerra, quando appena i soldati arrivano a Messina, è passato un anno di guerra, qualcuno si potrebbe aspettare un ciao, no? No, no, fra Beatrice e Benedetto no. Allora, Benedetto è appena arrivato a Messina, sta parlando con delle persone, Beatrice si avvicina. Mi chiedo perché parliate ancora, signor Benedetto. Nessuno vi fa caso. Lui di spalle, dopo un anno, riconosce la sua voce. Cosa? Mia cara signora, disprezzo, e si avvicina. Ancora viva? Beatrice, è difficile che il disprezzo muoia se a nutrirlo c'è un cibo come il signor Benedetto.
Ah, fa lui una risata forzata. Lei non si scompone. Anche la signora cortesia si trasformerebbe in signora disprezzo se avesse voi di fronte. Sono due cani. Si vedono e litigano. Quello che noi vediamo come spettatori, ma è la stessa cosa che vedono anche gli altri personaggi in scena, sono due persone sicure di sé. Ma la verità è che loro sono completamente imprigionati nell'immagine pubblica che si sono creati. La cosa bizzarra è che loro sono fatti per stare insieme, eh? Sono divertenti, sono sarcastici, sono simpatici, ma sono completamente imprigionati dai loro personaggi. Benedetto si è definito lo scapolo impenitente contro il matrimonio che considera le donne tutte infedeli. Una donna mi ha concepito? E dico grazie. Mi ha cresciuto? Anche di questo tante grazie. Ma tutte le altre dovranno perdonarmi se non voglio essere preso in giro facendomi crescere un paio di corna in fronte. Mentre Beatrice è la voce del femminismo. È contro il matrimonio e considera l'uomo inferiore. Non fino a quando Dio farà gli uomini con il fango. Ma possibile che una donna si faccia comandare da un pupazzo di terracotta? Ma che renda conto della propria vita a un pezzo di creta? No. Niente marito. Sono uguali, eh? Sono fatti per stare insieme. E sono intelligenti e sono sensibili. E non c'è un impedimento esterno. Nessuno glielo vieta. Che cosa glielo vieta? Anche qua l'impedimento sono loro stessi. Loro hanno proprio creato il loro personaggio pubblico per difendersi dalla paura. E di che cosa hanno paura? Hanno paura del salto nel vuoto che è l'amore. Hanno paura di togliersi la maschera. Hanno paura della vergogna, del giudizio degli altri. E hanno paura anche di un rifiuto. Ma nel loro caso sarebbe pure peggio se l'altro accettasse, perché in quel caso il primo a dichiarare il proprio amore si troverebbe nell'equilibrio della coppia in una condizione di inferiorità. Loro sono così bloccati che da soli non riusciranno mai a liberarsi da questo stallo. Potrebbe succedere solo se ci fossero due condizioni. La prima è l'aiuto della società, cioè degli amici. La seconda è un'esperienza sconvolgente che li possa fare abbassare le loro difese. Il caso vuole che l'aiuto della società arriva. E arriva attraverso un'unione parallela di uomini e donne che attraverso un inganno racconteranno una presunta realtà. I primi sono gli uomini, che sapendo d'essere spiati da Benedetto, raccontano di quanto Beatrice si è innamorata di lui. E poi le donne, che sapendo d'essere spiate da Beatrice, raccontano di quanto Benedetto si è innamorato di lei. E anche qua sono delle false notizie. E questa volta sono dette per farsi una risata, no? Per deriderli alle loro spalle, ma invece serviranno a liberarli dai loro personaggi. E il primo nelle scene, il primo ad ascoltare è Benedetto. A quel punto Benedetto pensa, io sono un coglione, io devo cambiare. Ed è proprio in quel momento che comincia Benedetto a razionalizzare, che comincia il suo cambiamento. Ma un cambiamento a 30, 35 anni è difficile e bisogna giustificarlo. In primo luogo bisogna giustificarlo a se stessi, ma poi anche a tutto il consorzio umano che fino a ieri ti ha visto in un altro modo. E Benedetto lo fa in un monologo come se stesse parlando con noi, come se anche noi facessimo parte di quel palcoscenico, come se anche noi facessimo parte di quella società. Può darsi che mi prendano in giro perché sono sempre stato contro il matrimonio, ma i gusti non cambiano? Un uomo può amare la carne da giovane e da vecchio diventare vegetariano. Il sarcasmo, le battute, possono allontanare un uomo dalla sua volontà? No, il mondo deve essere popolato. Quando ho detto che sarei morto scapolo, era perché non pensavo di vivere fino al matrimonio. E la stessa cosa succederà a Beatrice. E finalmente i due abbassano un po' le loro difese. E anche stavolta una falsa parola è servita, ma questa volta a fare emergere
un sentimento vero. Dicono nel testo che l'amore colpisce per sentito dire. Cupido qualcuno lo uccide con le frecce, altri con le parole. Adesso, il problema è farli incontrare. E chi è che sarà il primo a dire ti amo? Non è che sono ancora così cambiati da non avere paura. Servirebbe un'esperienza sconvolgente che li aiuti a liberare ancora, ad abbassare ancora di più le proprie difese. Ed è proprio nel momento più tragico della commedia, proprio nel momento in cui tutta la società, Benedetto e Beatrice esclusi, si è scagliata contro Ero, ed è quando tutti sono usciti dalla chiesa, è proprio in quel momento che Shakespeare li fa incontrare. E Beatrice è in lacrime, piange per la cugina, Benedetto prova profonda compassione per lei e si avvicina e non sa che cosa dire, la prima cosa che dice è: non c'è niente al mondo che amo quanto te. Lunghissima pausa. Benedetto si rende conto di quello che ha fatto e aggiunge: non è strano? Per Beatrice è molto più difficile dire ti amo, ma alla fine mi hai fermata in tempo. E poi con un filo di voce in apnea, come per non farsi sentire, dice: stavo per dire ti amo anch'io. Benedetto percepisce queste parole, allora euforico, alza la voce, allora dillo con tutto il cuore. E Beatrice, emozionata, si commuove ridendo: non posso dirlo con il cuore perché è occupato ad amarti. E forse si baciano. E questa era la scena che tutti aspettavamo dall'inizio, no? E chiaramente sapevamo che sarebbe arrivata, e quando arriva... E adesso Beatrice e Benedetto sono abbracciati. E che è veramente una scena romantica, ma proprio da tradizione romantica. Allora Benedetto la stringe a sé, le sussurra qualcosa all'orecchio, tipo: farei qualsiasi cosa per te. Beatrice indietreggia il capo, lo guarda negli occhi, gli occhi lucidi: uccidi Claudio. L'improvvisa richiesta di Beatrice non coglie di sorpresa solo Benedetto, ma anche gli spettatori. In questo momento la commedia rischia veramente di trasformarsi in una tragedia. E infatti Benedetto accetta. Perché accetta? Perché è la prova definitiva del suo cambiamento. Perché adesso Benedetto deve lasciarsi alle spalle la mascolinità. Deve lasciarsi alle spalle la cultura cameratistica. Deve lasciarsi alle spalle i soldati. Deve abbandonare il mondo maschile. E Benedetto va e sfida Claudio. In questo momento né Don Pedro né Claudio capiscono esattamente che cosa stia succedendo. Loro sono ancora in questo punto della commedia, loro sono ancora dei ragazzini che giocano a sfottere l'altro. Invece in questo momento Benedetto ha trovato il coraggio di diventare uomo. E dopo questa prova è tutto finito. Non è vero. Perché finora Benedetto e Beatrice, il problema è che hanno giurato il loro amore in privato. Ma in pubblico è difficile, E anche nell'ultima scena, quando tutto sembra finito, quando Benedetto e Claudio si sono riappacificati, la trama è conclusa, quindi la commedia volge al termine, anche in quel momento loro parlano in questo modo, in pubblico. Benedetto alza la voce, si vuol vantare perché vuol mostrare a tutti che Beatrice si è innamorata di lui. Non mi ami? Silenzio. Tutti guardano Beatrice. Beatrice guarda le persone, ma no, ma certo che no. Ma non più di quanto sia ragionevole. E poi vede il cambio d'umore di Benedetto e si vendica. E tu non mi ami? E lui si vendica al quadrato, ma no, ma certo che no, ma non più di quanto sia ragionevole. Ed eccoli qua che sono ancora ritornati ai loro vecchi personaggi. E per fortuna che si erano, all'insaputa di tutti, cimentati nello scrivere poesie d'amore. E che vengono trovate e mostrate da Claudio Ero a tutti. E quindi ancora una volta la società a salvare i due amanti, a farli svelare. Ma la domanda che chiaramente, se ci sono attori in sala o registi, sappiamo benissimo che la domanda che noi ci facciamo ogni volta che incontriamo una lettera, una poesia, e non è espressamente scritta dall'autore, ci chiediamo sempre: che cosa c'è scritto? Cioè, poi personaggi come Beatrice e Benedetto, cioè con che parole hanno definito l'amore?
Perché dopo il 1327, dopo che Petrarca ha scritto, noi siamo tutti costretti ad amare in un modo romantico. Cioè tutti dobbiamo descrivere l'amore con parole romantiche. Ma Benedetto e Beatrice non sono uno stereotipo romantico. Loro sono come noi, sono persone reali. Sono un uomo e una donna e ci hanno anche provato. Benedetto ci ha provato e dice: nessuno è mai stato girato e rigirato come me dall'amore. Ma almeno riuscissi a metterlo in rima. Ci ho provato, ma niente. L'unica rima che trovo con fanciulla è culla. È troppo infantile. Con scorno, corno. No, rima equivoca. Con ragazzo, pazzo. È troppo stupida. Ah, ma io non sono nato sotto la stella della poesia. Io non so corteggiare con parole eleganti. Lui è stato per il resto della commedia, è stato definito, ma lo è veramente, è il funambolo della parola. E adesso Benedetto non ha le parole per definire l'amore. E poi c'è la legge. Shakespeare inserisce la contemporaneità. E la contemporaneità, in molto rumore per nulla, ha l'aspetto della legge. E la legge è Dogberry. Ci sono poliziotti in Shakespeare, ma Dogberry è il più famoso. Allora, nel XVI secolo in Inghilterra non c'erano forze di polizia permanenti e quindi ogni villaggio, quartiere della città si organizzava chiedendo a privati cittadini di fare da tutori dell'ordine. Quello lì era un lavoro che nessuno voleva fare perché non era pagato niente e dovevi fare tutto il giorno a strillare in faccia i tuoi vicini di casa. Quindi il risultato era che tutti ti odiavano e tu non avevi una lira. Quindi che cosa facevano? Di solito si rivolgevano al più stupido della comunità. In una società colta come quella messinese, Shakespeare inserisce un elemento basso. È un elemento basso di estrazione popolare tipicamente inglese che comunque salverà alla fine. Sarà proprio queste persone ignoranti che salveranno e sveleranno gli inganni di Don Juan, che salveranno la reputazione ma anche la vita a Ero. E Dogberry non sa usare le parole, proprio inverte il loro significato. Al posto di peccato Dogberry dice salvezza, al posto di assemblea dice assemblaggio, l'imputato diventa parte lessa. A un certo punto Leonato lamenterà la sua pedanteria e lo insulterà dicendogli: sei tedioso. Dogberry risponde: accetto volentieri il complimento, vostro onore. Ma siamo solo povere guardie. E poi, visto che ha di fronte una persona importante, risponde al complimento con un altro complimento. Ma dico, da parte mia, che se avessi tutto il tedio di un capo di Stato, io lo darei a voi, con tutto il cuore. Anche per Dogberry le parole sono fraintendimento, no? Però Dogberry non è come gli altri. Dogberry non se ne lascia, non si fa condizionare. È perché le parole non sono importanti. L'importante per Dogberry è quello che sente. No, quello che sente. È perché il punto è proprio questo. Che la legge si basa sul significato delle parole. Che cos'è un furto? Che cos'è un omicidio? Io non posso processare per furto un omicida. Tutto dipende dalla definizione. Ma se tu non conosci le parole giuste, come puoi ottenere una legge giusta? E che forse ci sia un parallelo con le parole dell'amore, quelle di Benedetto e Beatrice? Forse dovremmo saper tutti creare le nostre, senza inseguire cliché. Forse dovremmo costruire insieme all'altra persona il nostro vocabolario, la nostra legge d'amore. Nothing, nothing, nothing sono parole. E la parola è aria.
La parola è alito che si disperde, la parola è un'apparenza, la parola è niente. Il nulla, per essere definito, non ha bisogno di parole, bisogna saperlo sentire. E se sentirlo non è una virtù naturale, bisogna darsi da fare per cambiare. E quello che la società colta non aveva capito è stata la virtù naturale della gente semplice che ha salvato quella società da se stessa. Shakespeare è perfettamente cosciente, sa benissimo che tutto questo, questa situazione teatrale, è eccezionale, no? Non è l'ordinarietà, è qualcosa di straordinario. E sa perfettamente che anche che il teatro, come sospensione dal tempo e dal presente, è provvisorio, è un'apparenza. Ma sarà poi il pubblico, una volta che esce da quella O di legno, che si dovrà confrontare con la realtà. Grazie mille. Grazie. 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 A voi.